Passiamo al punto 7. La parola all'assessore Cardaci per l'approvazione piano per il diritto allo studio preventivo 2014 consuntivo 2013. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo arrivati ormai al quarto piano per il diritto allo studio approvato da questa amministrazione e in un momento di crisi come quello che ormai stiamo attraversando da molti anni, forse sarebbe fin troppo facile lasciarsi andare ai soliti e ben noti piagnistei. E in realtà invece il piano per il diritto allo studio è sempre rimasto vivo e propositivo, devo dire, e qua anch'io ricordo il lavoro che all'interno della commissione nel passato ha svolto anche il consigliere Barel, con cui condividevamo secondo me le fatiche quotidiane anche dell'amministrare, lui nel passato e anche nel presente fino a qualche giorno fa. Appunto questa vivacità e questa propositività del piano del diritto allo studio non ha mai dimenticato l'importanza di mantenere anche qualitativamente tutti i servizi, e sottolineo tutti i servizi nonostante le difficoltà e la scarsità delle risorse. E poi c'è il progetto della città dei bambini, che è il punto nodale, mi verrebbe da dire, di questa amministrazione. Anche questo piano ne è, per così dire, intriso in ogni sua parte. Infatti il piano per il diritto allo studio è stato un po' costruito in questi anni con il pensiero costante della città dei bambini, e questo ci ha consentito appunto di non abbassare il livello anche qualitativo dei servizi, ci ha consentito di non diminuire ma anzi di aumentare già dallo scorso anno la quota per il diritto allo studio, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione della scuola. Peraltro una novità di quest'anno è che l'impegno della scuola, perché la scuola è uno dei protagonisti del progetto della città dei bambini, da quest'anno una parte delle risorse che avete appena votato con gli equilibri di bilancio, con le modifiche del bilancio, ci ha consentito di aggiungere una piccola quota, un piccolo contributo aggiuntivo per l'impegno della scuola all'interno della città dei bambini. E vogliamo appunto continuare su questa strada, offrendo sia alla scuola e alla comunità tutta le opportunità e il pensiero della città dei bambini attraverso azioni condivise. Certo, di lavoro concreto ancora ce n'è, ne ricordo solo uno, e anche qua un lavoro che è stato cominciato con la passata amministrazione, e ancora ricordo l'ex consigliere Barel. Il patto educativo di comunità ha cominciato ad operare concretamente e ha già cominciato con una serie di tavoli a lavorare su temi concreti. E poi senza poi dimenticare altri temi più piccoli ma tangibili, come quello del peso degli zaini, che su sollecitazione unanime di tutta la Commissione Servizi alla Persona sarà una questione da affrontare nei prossimi mesi. Peraltro qua chiedo, c'è un piccolo refuso nel documento, nessuno dei consiglieri se n'è accorto, c'è scritto una questione da affondare seriamente, esattamente il contrario di quello che si vorrà fare, quindi chiedo formalmente che si corregga questo piccolo refuso. Ringrazio ancora la Commissione per il lavoro che ha svolto. Devo dire che la nostra Commissione lavora sempre molto concretamente, molto fattivamente, spesso insieme, anche se magari a volte su posizioni diverse, e quindi poniamo in votazione questo documento. Se ci sono domande comunque di approfondimento. Grazie all'assessore. Domande? Tutto chiaro? Poniamo in votazione l'approvazione piano per il diritto allo studio preventivo 2014 consuntivo 2013 con la correzione contro l'affondamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti.
Sì, ha votato da laggiù. Passiamo al punto 8, che verrà presentato dall'assessore Prestigiacomo, modifica il piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014. Grazie Presidente. Come avevo già anticipato in Commissione Territorio, e in un precedente consiglio, esattamente quello di fine luglio, dove c'era stata la presentazione del bilancio previsionale 2014, avevamo in quella seduta, avevo annunciato che avevamo fatto richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere inseriti tra gli enti che comunque chiedevano, così come prevedeva il piano dell'edilizia scolastica nazionale, di essere inseriti tra quegli enti che avrebbero potuto avere lo sblocco del patto. In quella stessa seduta eravamo, ma la cosa era informale, eravamo a conoscenza anche che poteva andare, che era andata in modo positivo, tant'è vero che formalmente eravamo a conoscenza di essere stati inseriti in quell'elenco tra gli enti che comunque potevano usufruire per l'edilizia scolastica dello sblocco del patto. Però ci eravamo assunti l'impegno in quel Consiglio Comunale che non appena avremmo ricevuto documentazione, conferma definitiva e ufficiale, avremmo riportato al primo Consiglio che ci sarebbe stato presumibilmente nel mese di settembre, questo è il primo, la variazione al bilancio, alle opere pubbliche che prevedeva la scuola nell'anno 2015. Quindi la variazione consiste nell'anticipare nel 2014 la scuola materna di Rovera, perché l'impegno successivo dopo l'approvazione di questa sera da parte del Consiglio, l'impegno successivo è quello di arrivare entro fine anno a chiudere il procedimento per la gara e l'assegnazione dei lavori, per poi avere l'inizio dei lavori nel 2015. Non è cosa da poco, dobbiamo correre, però questo è il passo più importante. Il progetto, ricordo, perché per tutti i consiglieri che ne hanno avuto modo di partecipare nelle diverse sedute, non è altro che il progetto della precedente amministrazione ridimensionato in una parte e che ha recepito tutte quelle indicazioni che proprio in questa sala un sabato mattina con i progettisti abbiamo avuto occasione, soprattutto i commissari e consiglieri hanno avuto occasione di aggiungere e di indicare ulteriori suggerimenti che sono stati recepiti nel progetto. Grazie. Grazie all'assessore Prestigiacomo. Ci sono interventi rispetto al punto 8. Poniamo quindi in votazione la modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 5. Anche c'è da votare l'immediata esecutività. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Ancora 5. Passiamo al punto 9, approvazione piano di emergenza comunale di protezione civile. Chiederei a questo punto, visto che il punto 10 è legato strettamente al punto 9, di presentarlo insieme, di aprire la discussione e poi procedere alle due votazioni distinte, perché il punto 10 parla dell'approvazione del regolamento comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. In caso di me, non c'è scritto nel titolo. La parola all'assessore Prestigiacomo. Sera si chiede, e anche questo è un argomento che è passato dalla Commissione Territorio, tra l'altro una commissione
dove ha avuto un buon confronto, un acceso anche confronto che ha portato anche, ha dato valore aggiunto poi all'esito finale. Finalmente con l'approvazione, dopo l'approvazione di questa serata da parte del Consiglio Comunale, anche Malnate potrà dotarsi di questo importantissimo strumento essenziale, soprattutto e esclusivamente in caso di emergenza. A dicembre del 2013 era stato assegnato l'incarico per la stesura del piano di emergenza allo studio Ecovema di Oleggio, società che aveva partecipato insieme ad altre quattro all'avviso di interesse pubblico che l'ente aveva esposto. Il nostro ufficio tecnico, nella figura del responsabile dell'area gestione territorio e il nostro coordinatore della protezione civile, hanno supportato in questa fase la società Ecovema sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di conoscenza del territorio. E pertanto un ringraziamento credo sia doveroso da parte mia e dell'amministrazione all'architetto Filippozzi e al coordinatore della protezione civile Fabio Rossi per il lavoro che hanno svolto. La discussione e il confronto, come dicevo prima, in commissione territorio è stata piuttosto approfondita e le indicazioni emerse da alcuni commissari sono stati recepite all'interno del piano. Io non entrerò nel merito questa sera e nei particolari tecnici, tuttavia se ci fosse durante la discussione, quando si aprirà la discussione, di entrare nei particolari più tecnici, c'è la disponibilità. Purtroppo questa sera sarebbe dovuta venire qui la dottoressa della società che è stesso ha redatto il piano, ma ha avuto, a causa di un intervento, non so nemmeno se è ancora in ospedale, quindi non è potuta essere presente. Però in ogni caso abbiamo il responsabile dell'area, l'architetto Filippozzi, che in caso ci fosse necessità di qualche puntualizzazione e precisazione dal punto di vista tecnico possiamo farlo intervenire. E quindi questa sera mi limito a evidenziare, per quanto riguarda la parte introduttiva, gli aspetti di base del piano di emergenza. E pertanto posso dire che il piano indica innanzitutto la collocazione del nostro territorio, va a individuare la collocazione nel contesto provinciale del nostro territorio, la popolazione e l'assetto viabilistico del territorio. Tutto ciò ovviamente è supportato e certificato dalle tavole cartografiche del nostro piano del governo del territorio che sono allegati all'interno del piano stesso. Il piano di emergenza inoltre entra nel merito delle singole zone del territorio indicandone la criticità e il tipo di rischio per singola zona. La relazione nel merito è altrettanto supportata anche in questo caso con documentazione allegata delle cartografie. Il piano di emergenza, fatta l'analisi della criticità e dei rischi nelle varie zone, entra nel merito delle azioni da intraprendere e da mettere in campo quando scatta l'emergenza, indicando anche quale zone e strutture di appoggio per il ricovero dei mezzi, gli alimenti, le attrezzature varie, le zone possibili di appoggio per gli elicotteri e le strutture e aree destinate ad accogliere le persone in emergenza. Il piano sarà reso pubblico sul sito dopo l'approvazione, sarà pubblicizzato all'interno del prossimo Malnate, dal prossimo non questo che è già in viaggio, ma nella prossima edizione di Malnate Ponte, almeno come informazione principale, cioè dove andare a richiedere eventuale informazione più precise, e si parlerà e si pubblicizzerà anche su Malnate Ponte. Una copia sarà tenuta all'interno dell'Ufficio Lavori Pubblici, una copia sarà in possesso della Protezione Civile e naturalmente una copia verrà archiviata, compreso anche il CD, come avviene per tutti gli atti del Consiglio Comunale nell'archivio comunale. Ovviamente saranno consegnate le opportune copie agli enti sovracomunali preposti.
Grazie. Grazie all'assessore Prestigiacomo. Interventi Colombo Ambrogio. Sì, è solo una richiesta. Come ha detto bene l'assessore, nella commissione c'è stato un ampio articolato discussione del punto, quindi abbiamo approfondito molto bene anche gli articoli. È stato chiesto a me, quale presidente della commissione, di chiedere di allegare gli atti di questo consiglio, la registrazione in forma digitale della commissione. Quindi chiedo se è possibile di farlo. Della commissione del territorio del 17. Grazie. Prestigio. Sì, credo che da questo punto di vista, dottoressa, non c'è assolutamente problema. L'unico problema che ci ponevamo, e non so che durata abbia, se viene ricoperto, cioè che non so se c'è una cassettina o meno. Ecco, se può essere fatto prima che ci copiano su, insomma. Ok, grazie. Non lo so, se sai quelle mini. No, altri tempi, presti. Quelle, le mini, altri tempi. Cazzo. Altri interventi? Io Cassina. Ma cosa faccio? Io volevo fare un intervento sia sul regolamento che sul piano. Unica discussione, poi la votazione la facciamo distinta. Mischio tutto. Vale. Ah. Vuoi parlare? Ah, dai, va bene. Oh, aspetta. Va bene. Sì, è il punto seguente, quindi. Vai. Ecco, il regolamento comunale praticamente disciplina gli organi e le strutture di protezione civile. Anche questo se ne è parlato, lo accennava prima il presidente della commissione territorio, se ne è parlato e discusso all'interno della commissione congiunta istituzionale territorio. Anche in questo caso il confronto è stato proficuo e utile, devo dire, perché difatti i suggerimenti evidenziati da commissari, tra cui non ultimo quello di un paio di giorni fa del consigliere Cassina, hanno ulteriormente arricchito e in alcuni passaggi hanno anche meglio definito l'utilità e l'applicazione del regolamento che questa sera si chiede al Consiglio Comunale di approvare. Il regolamento, che sono proprio articolato in pochissimi passaggi, di fatto disciplina, come dicevo prima, la costituzione e il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di protezione civile in caso di eventi calamitosi. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica degli organi e delle strutture comunali. Per quanto concerne l'altro capitolo che parla degli organi e strutture, il Comune di Vallate, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi, nei limiti delle competenze attribuitegli, istituisce un centro operativo, il cosiddetto COC, che è un centro operativo comunale di protezione civile, e un'unità di crisi locale, l'UCL, di protezione civile. Questi due organi vengono, dopo i 30 giorni dall'approvazione di questa sera, con deliberazione di giunta comunale, vengono istituiti, sia il COC che l'UCL. Il COC è strutturato per funzioni di supporto che rappresentano le principali attività che il Comune di Vallate deve garantire sia nella gestione della crisi che per il superamento dell'emergenza. I compiti del centro operativo comunale sono quelli, come dicevo prima, di garantire dal punto di vista il supporto tecnico dell'unità di crisi. Il centro operativo comunale viene convocato dal sindaco o dal referente operativo comunale, il ROC, mediante ogni sistema di comunicazione a loro disposizione.
Il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Centro Operativo Comunale. Per quanto riguarda l'unità di crisi, l'UCL, viene istituita per l'espletamento dei compiti. L'unità di crisi locale di protezione civile si avvale, come anticipavo prima, del centro operativo, il COC. L'unità di crisi viene istituita con delibera, perché questo l'abbiamo detto, dopo 30 giorni, così come viene istituita il COC. E l'unità di crisi, l'UCL, è composta da almeno il sindaco o suo delegato che lo presiede, il ROC che è il referente operativo comunale, il coordinatore del gruppo centrale del volontariato di protezione civile, il segretario generale comunale, il responsabile d'area gestione territorio, il responsabile dell'area pianificazione territorio, il responsabile dell'area polizia locale e quest'altro aggiunto era sul suggerimento che era emerso in commissione, il responsabile sanitario esperto di primo soccorso. È altresì facoltà del sindaco chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici. È anche facoltà del sindaco, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'unità di crisi locale e il centro operativo anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate. Ecco, poi magari c'è qualcos'altro di importante, la reperibilità nei confronti della provincia, perché nel caso in cui in presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento non del sindaco ma ha una gravità maggiore e quindi il coordinamento viene preso dalla provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o del prefetto, sono previsti collegamenti con quelle nuove unità di crisi che hanno la capacità e comunque per legge l'obbligo di governare un momento calamitoso di emergenza che non è più soltanto comunale. Quindi tutti gli uffici comunali, per quanto di competenza e senza alcun indugio, devono assicurare funzioni di segreteria, di supporto organizzativo e alle sedute al funzionamento dell'unità di crisi che viene istituita sovracomunale. La reperibilità nei confronti della provincia e degli altri enti superiori competenti viene garantita ed espletata dal sindaco o suo in ordine gerarchico sostituto. Il Comune garantisce la reperibilità di protezione civile H24 per 365 giorni l'anno. La sala operativa comunale è insediata presso la sede municipale del Comune di Malnate, sita in piazza Vittorio Vento. In caso di inagibilità di tale sala, la sala operativa verrà costituita presso la sala riunione dell'ufficio tecnico comunale di via Matteotti. Ecco, c'è un ultimo passaggio che è riferito all'esercitazione. Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, sarà cura del sindaco prendere tutte le iniziative per inserire la struttura comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezioni programmate, almeno un'esercitazione all'anno. Grazie. Grazie, Presi Giacomo. Cassina. Allora, dividiamo il piano di emergenza dal regolamento. Allora, innanzitutto vorrei fare una sorta di riassunto per chi non era presente alla commissione per capire quello che è stato un pochino
l'anima della Commissione, quella che ci ha portati fino a mezzanotte a dialogare. C'è dietro un gran lavoro, dietro questo progetto, un gran lavoro in termini di tempo, ma anche gran lavoro in termini proprio di materiale prodotto. Infatti avevamo un faldone non indifferente con tutti gli allegati. È un lavoro importante, un lavoro soprattutto che avrà dei riscontri soprattutto per i cittadini. La prima domanda che è emersa durante la serata è stata questa, cioè come mai solo ora, oppure come mai proprio ora viene avanti questo progetto? Probabilmente il disastro che c'è stato a fine luglio ha in qualche modo smosso qualcosa che era lì nel cassetto da tempo. A questo punto mi viene da dire, va bene, se c'è fretta portiamola avanti. Lo interpreto come uno strumento necessario, quindi va bene che sia venuto avanti anche se in fretta nel senso che in commissione abbiamo riscontrato che qualcosa magari si poteva un attimino affinare, però va bene, questo è un aspetto tecnico. L'altro elemento importante, come ha già detto il presidente, era ancora presidente della commissione, è stato che ci siamo trovati veramente con una mole di documenti tecnici a cui noi, almeno io parlo per me, però penso che visto che la commissione è stato condiviso questo pensiero, non abbiamo una preparazione tecnica per valutare quello che ci è stato sottoposto. È vero, è stato realizzato da una società esterna con il contributo dei dirigenti, quindi tutto fa pensare che sia stato fatto nel migliore dei modi e con le migliori forme. Ma ribadisco che io non sono un tecnico. Questa sera mi viene chiesto di votare un documento tecnico di cui io posso prendere atto in parte, perché i rischi idrogeologici, io non sono un tecnico per cui posso dire sì, questa analisi è stata fatta correttamente oppure no. Quindi noi per fiducia dobbiamo questa sera dare il nostro voto, fiducia nella società di consulenza, fiducia nel consulente comunale. Credo che alla fine la volontà di far mettere agli atti la registrazione è proprio perché a un certo punto l'apicale, preso penso per svinimento, no? ha dichiarato ovviamente la responsabilità è in capo a me. Quindi fatta questa dichiarazione il consigliere Paganini ha detto si può allegare la registrazione, è andata un pochino così. Quindi il tema adesso si scherza perché vabbè, la serata è stata lunga, è stata pesante, però il tema è veramente importante visto che comunque i danni per una recente calamità naturale ci sono e ne hanno pagato le conseguenze dei cittadini. Quindi questo documento è un documento importante, però mi piacerebbe, l'assessore ha detto ne daremo ora una fruizione rapida all'interno del Malnate Ponte. Quello che mi piacerebbe è che sì, va bene, se volete dare una prima comunicazione va benissimo, però su una cosa così importante secondo me è il caso che si investa un pochino di più. Quindi va bene il sito, va bene il periodico comunale, però secondo me un opuscolo fatto bene, completo, in modo che sia consegnato ai cittadini e che ce l'abbiano lì nel momento del bisogno, con tutti i riferimenti in caso, sono state evidenziate alcune potenzialità di rischio. Allora, in caso di quella determinata catastrofe, calamità, cosa può fare il cittadino in quella situazione? Quindi si diceva dei vari punti i primi punti di raccolta, chi chiamare, cosa fare. Cioè, secondo me, un foglietto allegato al Malnate Ponte è riduttivo in una situazione del genere. Cioè, serve veramente un opuscolo fatto bene, chiaro, pulito. Io mi immagino il vecchietto di turno che va in panico. Quindi il nostro voto è condizionato a questa promessa, che poi seguirà un opuscolo
dettagliato, consegnato veramente a tutti i cittadini. Arrivo, eh. Ok, quindi questo in relazione al piano di emergenza comunale. In relazione invece al regolamento, che è poi lo strumento attuativo di questo piano di emergenza comunale, innanzitutto sono soddisfatta del fatto che tutte le osservazioni che sono pervenute in commissione sono state recepite, soprattutto la più importante dal mio punto di vista è all'articolo 8, in cui è stato inserito che il comune si impegna a realizzare almeno una prova di evacuazione. Poi sulle modalità ne passerà di acqua sotto i ponti, però almeno aver inserito nel regolamento che l'amministrazione comunale si impegna almeno una volta all'anno a mettere in atto una prova di evacuazione generale, secondo me è veramente un punto importante che è stato portato a casa. L'altra modifica importante che è stata fatta al regolamento è stata fatta però extra commissione, e per questo ringrazio sia l'assessore che il funzionario, perché durante la commissione si era discusso sul fatto che questo regolamento applica questo piano di evacuazione, cioè questo piano di emergenza, ma nel piano di emergenza vengono analizzati i rischi, ma non vengono, non si parla di prevenzione in questo piano che noi andiamo a approvare, in questo piano di emergenza. Invece nel regolamento c'era una frase che in qualche modo rimandava a delle attività di prevenzione. Questa frase è stata stralciata post commissione, quindi per questo, cioè nel senso, se ne era parlato in commissione, ma poi in concreto non abbiamo detto cosa fare per risolvere questo punto, e l'ho chiesto extra commissione. Quindi su questo sono contenta che comunque sono state recepite questa modifica, e che nel regolamento non si parla di prevenzione, quindi va bene, però da qualche parte la prevenzione dovremmo farla, questo è un aspetto politico, quindi l'invito è, va bene, adesso abbiamo messo le basi per un piano di emergenza e attuiamo un regolamento che lo mette in pratica, però tra questi due, tra il dire e il fare, c'è comunque un buco, che è la prevenzione, perché se per quattro volte salta la fogna nello stesso punto, noi non siamo delle veggenti, ma diciamo che ci cascherà anche la quinta volta. Quindi significa che per non ritrovarsi nelle stesse condizioni, nella stessa situazione, bisogna che da qualche parte, nel bilancio comunale, da qualche parte, nelle pieghe, si incominci a parlare anche di prevenzione. Quindi noi questa sera votiamo a favore di questo piano di emergenza, perché lo vediamo come un atto dovuto nei confronti dei cittadini, ma con tutti i se e con tutti i ma che abbiamo elencato. Quindi a partire da una cosa semplice, che può essere la brochure per informare il cittadino nel modo corretto, ma anche bisogna fare qualcosa anche in termini di prevenzione. Non si può solo pensare al dopo, bisogna incominciare a pensare anche al prima. Grazie. Fine. Grazie al consigliere Cassina. Albrigi. È acceso. Sì, no, volevo. Sì, no. Volevo semplicemente così condividere quello che ha appena detto Paola Cassina, perché è un po' il senso dell'intervento che avevo fatto in commissione. Cioè, noi viviamo in uno stranissimo paese dove ci viene chiesto di votare un piano di emergenza prima di aver votato un piano di prevenzione. E credo che questo aspetto sia fondamentale, cioè siamo un paese strano perché forse per un fatalismo che ci contraddistingue tutti, forse perché abbiamo, che ne so, strane sensazioni riguardo al fatto di vivere in un posto che tutto sommato non è tanto pericoloso, trascuriamo appunto invece quello che
teoricamente dal mio punto di vista doveva essere così il documento primario, cioè prima si fa prevenzione, poi laddove si individuano appunto i punti critici si cerca di intervenire e successivamente, ma insomma tant'è, non è ovviamente colpa nostra. E anch'io sottolineo con Paola questa importante cosa del fatto di fare un'esercitazione riguardo, invitare la popolazione a fare un'esercitazione diciamo di allenamento, perché purtroppo come tutti i piani l'efficacia si vede solamente nel momento della necessità, cosa che ovviamente nessuno si augura che debba accadere, però è fondamentale che tutti i cittadini abbiano coscienza di questo problema e vengano chiamati a partecipare attivamente, perché noi un po' ci scherziamo su, no? Qualche volta vediamo anche in TV queste persone ferite, fintamente ferite, eccetera. Ci viene un po' da sorridere, ma poi alla fine cioè, succedono. Quindi magari anche pensavo, oltre a queste cose, la possibilità di coinvolgere le scuole, perché i bambini poi sono i principali recettori, cioè loro giocando imparano molto e forse appunto sono così atteggiamenti che devono essere, come dire, incorporati già da giovani per essere efficaci. Grazie consigliere Albrigi, altri interventi? Battaini. Solo due parole, ho perso diciamo le ultime puntate, però volevo solo formalizzare in Consiglio Comunale che è patrimonio di questa amministrazione e del mio partito, che mi onoro di rappresentare, quello di fare azioni non tanto di principio, ma azioni fisiche, azioni sui fatti, che dimostrino quanto a cuore abbiamo il bene della collettività e soprattutto il fatto del non depauperamento del suolo e del consumo di suolo. Atti precisi e puntuali sono stati posti nel PGT, come base del PGT, limitando il consumo di suolo, incentivando vari tipi di utilizzi, i parcheggi in varie zone, abbiamo dato dimostrazioni anche nei piani attuativi, vedi parcheggio di Via Verdi, di non fare una spiamata di bitume, ma di cercare di favorire il drenaggio delle acque attraverso il suolo, cose che magari in passato erano state un po' trascurate. Mi riferisco all'enorme spianata di asfalto che c'è nel complesso del Tigros, che veramente grida vendetta al cospetto di Dio. Basta andare giù a Lipera a vedere come si realizzano i parcheggi che permettono il drenaggio delle acque. Ecco, noi nel nostro piccolo, piccolo o grande, questo lo lascio valutare ovviamente alla collettività e ai nostri elettori che sono giudici imparziali, ecco, di queste azioni che noi abbiamo portato avanti, di decidere se è stato fatto o meno. Mi associo ovviamente a tutti gli interventi che sono stati fatti nell'auspicare che ci sarà sempre più da parte nostra attenzione sotto questo aspetto che purtroppo sulla nostra pelle abbiamo dovuto provare. Grazie. Grazie al consigliere Battaini. Altri interventi? Poniamo quindi in votazione il punto 9, approvazione piano di emergenza comunale di protezione civile. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Votiamo anche l'immediata esecutività. L'immediata esecutività, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Belloni. Punto 10, approvazione del regolamento comunale di disciplina degli organi delle strutture di protezione civile. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Belloni.
Anche qui l'immediata esecutività, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene è Belloni. Punto 11, di nuovo la parola Prestigiacomo, per l'individuazione aree non metanizzate. L'ultimo va bene, anche questo sì, giusto, metanizzare ragazzi, allora scusate, anche questo argomento è stato discusso e portato in commissione territorio. Al consiglio comunale questa sera viene chiesto di approvare l'aggiornamento sulle zone del territorio di Malnate servite dal gas metano e nello stesso tempo l'individuazione delle zone che ancora restano non metanizzate. La legge prevede, in presenza di modifiche, di procedere con l'aggiornamento della precedente planimetria e poiché l'amministrazione nell'anno 2013, come previsto dal piano investimento con Enel Gas, ha eseguito 3 km di interventi finalizzati sia all'ammodernamento della rete esistente sia all'estensione di nuova rete, ha individuato le zone che restano ancora non metanizzate, o meglio, aggiornando la planimetria rimangono evidenziate le zone che ancora non restano asservite dal gas metano. Le zone sono zona frazione di Gurone, la casa di isolante in via Mulini, per intendersi al civico 34B, nella zona frazione di Rovera e in via Poddigora o Poddigora, dal civico 8 in poi, in via Ermada, sempre nella zona di Rovera, zona nei pressi di Monte Morone, la zona frazione Folla di Malnate è solo nella via del Gorizia dal civico 1, questo escluso, in poi, e nella zona Malnate via Primo Maggio dal civico 32 in poi, per intenderci andando verso la Berlinghina. Dopo l'approvazione, è un atto che dà delle conseguenze, perché dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, i cittadini che sono residenti nelle zone non metanizzate, quelle che ho appena indicato, hanno diritto, come previsto dalla legge, a chiedere ed usufruire dello sconto sulle accise sull'acquisto delle bombole e del gas, chiedendo al nostro ufficio comunale regolare dichiarazione, oppure da quest'anno è sufficiente un'autocertificazione nell'acquisto della bombola, e questo gli permette di poter usufruire dello sconto sulle accise. Grazie. Grazie all'assessore Prestigiacomo. Interventi sul punto 11. Se non ci sono interventi, lo portiamo in votazione. Quindi votiamo per l'individuazione aree non metanizzate. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Belloni. Anche qui c'è l'immediata esecutività. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Belloni. Chiedo ai capigruppo se hanno comunicazioni da fare. Bene, le comunicazioni praticamente sono diventate un punto all'ordine del giorno, perché di solito le modifiche, come nel caso del PD, andavano delle commissioni, in questo caso invece abbiamo dovuto, proprio per la corposità, farne diventare un punto con l'inclusione del nuovo gruppo di Montalbetti e del nuovo consigliere, quindi non ci sono comunicazioni. Buona serata a tutti, alla prossima. Bye.